Buongiorno, dottoressa. Se No. dovesse spiegare a un non addetto ai lavori che cosa è concretamente l'esperimento su Dura in Space, come lo racconterebbe e qual è il ruolo giocato da ASA Campus? Allora, l'esperimento su Turin Space, come lei ha appena detto, si propone di studiare i meccanismi di riparazione dei tessuti e di guarigione delle ferite in condizioni di assenza di gravità. Abbiamo sviluppato a questo scopo dei modelli di ferite suturate, perché una ferita importante generalmente viene suturata, quindi era nostro interesse studiare anche il comportamento delle suture in assenza di gravità. E questi modelli sono basati su colture ex vivo di tessuti umani, cute e vasi sanguigni. Questo tipo di modello va sottolineato in quanto è la prima volta a nostra conoscenza che studi di riparazione dei tessuti, studi di, diciamo, sulla guarigione della ferita, delle ferite vengono fatti su tessuti umani. Qual è il ruolo del laboratorio congiunto ASA Campus? Beh, sia io che sono il coordinatore scientifico del progetto, che altre due ricercatrici, Francesca Scialdai e Chiara Risaliti, fanno parte del laboratorio congiunto ASA Campus, quindi diciamo abbiamo dedicato molti anni di lavoro a questo esperimento. Molta parte dello sviluppo dell'esperimento è stata condotta dai ricercatori del laboratorio ASA Campus in collaborazione con molti altri colleghi, sia dell'Università di Firenze che di altre università italiane e di altri paesi europei. Dottoressa, perché i risultati raccolti a seguito di questo esperimento sono importanti anche sulla Terra, in ambito medico e quindi per l'uomo comune? Sappiamo dalle ricerche più recenti che gli stress meccanici, le forze meccaniche sono importanti nella regolazione dei meccanismi di guarigione dei tessuti. Quindi poter studiare la guarigione dei tessuti, la guarigione delle ferite in condizioni di assenza di gravità, dove i fattori meccanici sono ridotti, ci permette di capire alcuni aspetti, diciamo, del processo di guarigione delle ferite che ancora non sono completamente noti dagli studi che sono stati fatti finora a terra. Quindi questo naturalmente aumentare le conoscenze sui meccanismi di base della guarigione delle ferite ci può aiutare a capire meglio quali sono le disfunzioni eventualmente di questi processi e quindi anche a sviluppare nuove strategie terapeutiche che possono essere applicate anche a terra. Il problema del ritardo nella guarigione delle ferite, delle ulcere croniche oppure della fibrosi sono problemi importanti a terra, affliggono molte persone e costituiscono un costo estremamente elevato per i sistemi sanitari nazionali. Inoltre, per preparare questo esperimento, noi abbiamo sviluppato, diciamo, era necessario mantenere a lungo la sopravvivenza e la funzionalità di questi tessuti che noi coltiviamo ex vivo per creare poi i modelli di ferita suturata.
Quindi abbiamo sviluppato una tecnica di coltura in vitro che permette di mantenere questi tessuti vitali e funzionali per 5 settimane. Questo è un tempo molto lungo nel mantenimento e coltura dei tessuti, e quindi questa tecnica si presta a molte applicazioni anche a terra, nei campi del tissue engineering, della medicina rigenerativa, e anche per esempio per fare alcuni test preliminari su effetti di farmaci, evitando così, diciamo, per alcuni test, non per tutto, ma per alcuni test, evitando di usare per esempio modelli animali. Allora, Suturi Space avrebbe dovuto raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale lo scorso giugno. Ci sono stati però un po' di problemi tecnici che non hanno consentito il lancio ed è stato quindi riprogrammato. C'è stato quindi uno scollamento temporale rispetto a quello che era il calendario iniziale. Come avete agito in termini di operatività? Mi spiego meglio, avete dovuto ripreparare i campioni biologici? Beh, certamente i campioni li abbiamo ripreparati più e più volte, perché ovviamente dovevano essere preparati immediatamente prima del lancio. Quindi li abbiamo ripreparati sia quando il lancio è stato spostato da giugno a novembre, per problemi tecnici legati proprio agli apparati che servono per il lancio, e anche a novembre, perché il lancio è stato riprogrammato due volte, sia per motivi tecnici che per motivi meteorologici. Però, diciamo, al di là del lavoro, che ovviamente del lavoro in più che è stato fatto dovendo ripreparare le cose più volte, però ormai noi, diciamo, abbiamo delle procedure assolutamente standardizzate per l'esperimento, quindi non ci sono stati da parte nostra problemi tecnici a ripreparare i campioni, se non alle ore di lavoro necessarie per doverli rifare. Quindi nessun'altra criticità per noi, se non appunto, come appena detto, il tempo da investire Il tempo da investire, tutta l'organizzazione per la raccolta dei campioni, la preparazione, però ecco, sono procedure ormai standardizzate, come ho detto, lavoriamo a questo esperimento da 7 anni, quindi diciamo, è tutto gestibile, è tutto riprogrammabile. Lei lo ha accennato prima che anche il lancio di novembre ha dovuto essere in realtà riprogrammato due volte per una serie di problematiche che esulavano dall'esperimento in sé. Ci racconta com'è andata e soprattutto quali sono state le emozioni che avete provato? Beh, allora, il lancio, diciamo, è abbastanza normale, abbastanza frequente che il lancio subisca dei ritardi, dei piccoli spostamenti dovuti a moltissime possibili cause, sia tecniche e tecnologiche, sia meteorologiche, perché ovviamente la possibilità di lanciare è anche legata a condizioni meteorologiche. E quindi anche a novembre, insomma, a novembre ci sono stati problemi, soprattutto dal punto di vista meteorologico, naturalmente non ci si può fare niente, no. Il tempo, cioè, bisogna accettarlo com'è, non si può cambiare, e quindi, vabbè, insomma, ci sono stati questi ritardi di alcuni giorni nel lancio. Abbiamo ripreparato i campioni e poi, per fortuna, il 26 di novembre il tempo era buono e il lancio è stato effettuato con successo. E cosa avete provato dopo comunque un lasso di tempo così lungo tra giugno e novembre a vedere concretizzare
7 anni di lavoro. Allora, innanzitutto il lancio è sempre un momento molto emozionante e poi comunque, insomma, appunto, devo dire, cioè, c'era una certa soddisfazione nel vedere finalmente concluso un primo step del progetto, perché naturalmente, il lancio è uno step importante del progetto, perché è quello che permette di svolgere l'esperimento sulla stazione spaziale, però, il progetto, lo studio non è finito perché poi noi aspettiamo che tornino giù i campioni biologici dalla stazione spaziale e questo è previsto nella prima metà di gennaio perché dopo dovremo fare tutte le analisi e quindi ecco, il lavoro diciamo non è per niente concluso. A questo punto l'esperimento è in corso sulla stazione spaziale, terminerà proprio stasera, i campioni verranno congelati e poi ci verranno rimandati a terra appunto nella prima parte del mese di gennaio e poi lì noi continueremo il lavoro nei nostri laboratori. Esula dalle domande che le ho fatto prima, ma dal punto di vista delle tempistiche, per arrivare a dei risultati, visto il lavoro che dovete fare nei laboratori e similari, voi avete un programma? Allora, avere tutti i risultati richiederà un po' di tempo, richiederà diciamo un annetto, almeno un anno direi, perché vanno fatti poi degli esperimenti di controllo a terra e tutti i campioni biologici devono essere divisi in vari pezzetti e condivisi con gli altri partner del progetto, ci sono diversi gruppi italiani e europei, diversi gruppi di ricerca italiani e europei coinvolti nel progetto. Ogni gruppo ha delle analisi specifiche da compiere su questi pezzetti, ogni campione biologico verrà diviso in vari pezzetti a questo scopo, in varie porzioni. E poi dopo appunto dovremo raccogliere tutti i dati da tutti i vari gruppi di ricerca coinvolti e creare un quadro d'insieme, diciamo, dei risultati. Quindi, insomma, un pochino di tempo ci vorrà, diciamo, da un anno a un anno e mezzo.